Cari amici, ma soprattutto amiche di Giangfuli. Soprattutto amiche di Giangfuli. Come ogni Instagram food che si rispetti, è il momento del suo dark side. Ebbene sì, caro Oki. Infatti oggi andremo a comporre il dark side dell'Instagram hot dog che abbiamo realizzato la settimana scorsa con ingredienti da voi scelti. Ovviamente, come tradizione vuole, il dark side sarà composto da ingredienti che hanno perso nei sondaggi. Per quanto riguarda il dark side dell'hamburger, ma soprattutto quella della pizza, ci è andata abbastanza bene. Sono stati abbastanza stupefacenti. È vero, anche se siamo partiti proprio prevenutissimi, soprattutto sulla pizza. Questa volta invece promettono decisamente male, amico mio. Sì, perché c'è una tendenza acidula non tranquilla e già c'è una svampa d'acidità che arriva da questa parte dove abbiamo messo gli ingredienti. Vogliamo iniziare ad elencarli? Iniziamo. Allora, iniziamo dalla carne. La carne perdente, in questo caso vincente, è la salsiccia. Eccole qui. Du bel esarciscione. Poi andiamo avanti con la carne. È il momento di una pietanza che secondo me c'entra proprio un cazzo su questo dog. Stiamo parlando del chili. Eccolo qui. Fatto dalle tue sapienti manine. È vero, ho imparato a farlo recentemente per un'occasione speciale. Poi andiamo avanti con il formaggio. Un formaggio che non ha votato praticamente nessuno, perché solo il 25% ha votato il Philadelphia. E adesso pretendo che il Philadelphia ci paghi questa pubblicità occulta. Tra l'altro il Philadelphia a me fa volare, possiamo dire. Porco due. Questo ormai abbiamo fatto pubblicità. Sta bene quasi dovunque. Io lo uso anche come crema per il corpo, vero. Il Philadelphia. Sai qual è la svolta? Philadelphia come crema abbronzante. Non puoi capire che pelle che ti viene fuori, guarda. Poi andiamo avanti con la verdura. Il 30% ha votato i peperoni. Eccoli qui. Già tagliati, già cotti, già pronti. Belli oliosi e sugnosi come piacciono a me. Andiamo avanti con la verdura. Un'altra verdura che non ha votato praticamente nessuno. Solo il 30% ha votato i crauti. Che poi sono un po' un classico da mettere insieme al würstel comunque, no? Sì, a voglia. Non con questi altri amichetti, no, però zero proprio. In teoria sì. Andiamo avanti scendendo ancora di più nelle votazioni, perché il 28% ha votato il coleslaw. Ed eccolo qui. Realizzato anche questo poco fa da te, benissimo. A me il coslo mi fa impazzire e questo è veramente buono. Mi è venuto bene? Bene, un peccato metterlo insieme al chili e ai crauti. Sono d'accordo. Per chi non lo sapesse, il coslo è una sorta di insalata con cavolo e carote con una salsa allo yogurt. Andiamo avanti con la salsa. Dopo che qualcuno di voi ci ha anche rotto un po' le palle perché dicevano che era senape, non era senape. Non si sa perché? Perché non era troppo gialla, perché evidentemente non hanno mai visto una senape un po' più bianca. La salsa perdente, in questo caso vincente, è una salsa che a me piace un botto, un classico degli hot dog, la relish. E eccola qui. Mi sbaglio oppure questo è il caso in cui gli ingredienti vincenti hanno distaccato proprio un botto gli ingredienti perdenti? Perché io un distacco così non l'ho mai visto negli altri Instagram food. È vero, è vero. Allora, non andremo ai fornelli perché è quasi tutto già pronto, hai già preparato tutto tu. Io come al solito non ho fatto un cazzo. Vero, comincio a sentirmi un po' sfruttato, sinceramente. Ah, oh, finalmente te ne sei accorto. Cazzo, sì. Amici da casa, se volete che Oki smetta di maltrattarmi, chiamate il telefono azzurro. L'unica cosa che devi fare sono ste salsicce, quindi fa ste salsicce, sì, scusa, andiamo all'assemblaggio. Non potresti farle te? Fai le salsicce e andiamo all'assemblaggio. Dai, allora, caro Oki, arriva il momento in cui tu ti prendi i meriti del duro lavoro che io ho fatto dietro le quinte. Vai a comporre, caro. Guarda che belle salsicce però che hai fatto, amico mio. Sei stato veramente, veramente bravo. Grazie, caro. Questo è il contentino, vero? Allora, amico mio, visto che le paure vanno affrontate subito, io inizierei unendo due ingredienti che mi fanno un botto paura, che sono il Philadelphia. Quindi facciamo un bel letto di Philadelphia, pure sopra, no? Sì, assolutamente sì. E poi ci mettiamo il chili. Che chili e Philadelphia mi fanno una paura atroce? Sì, direi. Solitamente il chili, tipo nei chili cheese dog, si mette alla fine soprattutto. A noi però non ce ne frega una mazza. Quindi un po' di chili. Poi ci mettiamo sta bella salsiccetta. Meno male che ho inquadrato male, non ho fatto vedere bene quello che facevi. Una sola, vogliamo fare un po' più i raffinati stavolta rispetto dell'altro hot dog? Mia, eccolo, perché c'ho pure insechiute proprio, cioè già così insechiute, quindi vediamo, magari ce la mettiamo alla fine su. Ma come topping. Poi un po' di dolcezza con i peperoni. Madonna, quanto sono sugnosi. Belli, guarda, questi li metto qua in questa cava. Bravo. Mi sei piaciuto, mi sei piaciuto, caro. Poi un po' di crauti. Così. Un po' di coleslaw.
Io vado dove ci sono i buchi. Tu sempre dove trovi i buchi ti infili, eh. Ok. Chiudiamo tutto con il relish. Alla vecchia maniera proprio, eh. Oh, che un po' d'acidità gli serve. Direi che ci siamo, proviamo a chiuderlo. Ce l'hai in avvitatore un po' dei viti per tenerlo saldo? C'ho il Vinavil, va bene uguale? Aspetta, eh. Non si chiude. Eccolo qua. Che dici, amico mio? Dico che così composto mi fa meno paura di quello che pensavo. Poi magari il sapore fa veramente schifo ai cani. Però per ora sembra simpatico, dai. Allora, amico mio, cosa mi dici di questo Dark Side dell'Instagram Hot Dog? Guarda, come detto anche prima, è carino. Sapendo quello che c'è dentro, provo una fifa tremenda. Però io non vedo l'ora di assaggiarlo. Anche io, chissà che non ci stupisca. Ho pochissime speranze a riguardo, eh. Però magari ci stupisce di nuovo. Io ti dico che mi ispira più questo che quello normale, che l'Instagram Hot Dog. Non so perché, gli voglio un po' bene già. Sai, forse perché quell'altro era molto molto standard comunque. Sì, non è c'è niente di particolare in realtà. Queste invece tutte cose molto alla cazzo dei cani, quindi magari... ci rappresenta. Parecchio. Ok. Però quanto è bello questo. Ma così, è veramente figo. Voglio dire che così non è male da vedere, eh. Ma vai, che sto in fissa ad assaggiarlo. Sei pronto? Cheers! C'è una carica acida, come avevo previsto, abbastanza forte. Ho fatto c'è il radish, c'è i grauti. Però... Però... Coslo e chili e relish stanno una favola insieme. Sì. Vero? Senti, ti dico una cosa. Il Philadelphia ti faceva un po' paura. In realtà quella dolcezza un po' mitica la acidità che c'ha sto panino. Come cazzo lo stai a mangiare? Sei bellissimo. Parliamoci chiaro, non è che sia equilibratissimo come il panino, eh? No, proprio no. Però non è quella monnezza, quella cosa immane che ci aspettavamo. Posso dire che questa è una metafora un po' di noi due, del nostro canale. Non è equilibrato, però non è quella monnezza, no? Hai pienamente ragione. Sto gocciolando come un teenager alle prime armi. Anche oggi facciamo felici gli amici che si lamentano del fatto che mangiamo come due maiali. Ebbene sì! Comunque quando dai un morso e prendi tutto quanto, come abbiamo detto, non è equilibrato, non è perfetto. Però è bello godereccio, non è malvagissimo. Sarebbe da rivedere, levare qualche elemento, però non è male. Quando invece dai un morso e becchi il chili, il Philadelphia, i peperoni e il coslo, secondo me dà paura. Cioè quella è veramente una accoppiata da paura. Dei pezzi di salsiccia nella mia Fanta. Hai inventato un nuovo gusto di Fanta, Fanta la salsiccia. Quindi caro Oki, come ogni altra volta ci troviamo ad aver paura del Dark Side e poi alla fine insomma mangiamo senza farci domande, anzi quasi gustandocelo direi, eh. Devo dire che Philadelphia e chili è un po' una metafora di vita, ragazzi. Quello che vi spaventa se lo affrontate poi in realtà non fa così paura. Comunque oggi hai mandato un sacco di massime, un sacco di metafore, sei in forma oggi. Oggi sì, ho dormito 12 ore. Hai cominciato a leggere Nietzsche, Socrate, no? Tutti i grandi che sono appassionato di... Io no? Sì, delle tartarughe Nietzsche. C'è un po' d'acidità. Sì, un po' d'acidità. Però, secondo me, togliendo i crauti, facendo qualche... Forse pure la salsiccia non c'entrava niente. No, sono d'accordo. Ti sto per dire la stessa cosa. Perché secondo me, sai qual è la cosa? Che secondo me i nostri amici questa volta hanno valutato un po' troppo sul classico, senza pensare di bilanciare un po' gli ingredienti. Che ci sta, perché comunque fanno le cose... Di panza noi, non è che dobbiamo fare, no? È certo. Però comunque ecco per dirti, se invece della salsiccia c'era il wurstel, invece dei crauti magari c'erano le patatine fritte per dirti. Veniva da una paura. Cosa di Cristo usciva fuori secondo è me. Vero, è vero, sono d'accordo. Comunque vogliamo dirvi che il prossimo Instagram food sarà o l'Instagram pasta o l'Instagram kebab, ancora non lo sappiamo bene. Quindi lasciate scritto nei commenti qui sotto quale dei due vorreste vedere nel prossimo episodio. E ricordatevi di seguirci su Instagram così da partecipare alle prossime votazioni. Bravo, bravo amico mio. Direi che abbiamo detto tutto, no? Direi, adesso finiamo se quello che è avanzato perché comunque preso singolarmente tutta sta roba spacca, quindi mangiamo.
Chiudiamo qui? Chiudiamo qui. Direi che da Akira è doppiato a tutto. Ci vediamo al prossimo food. Ciao.